Io ho sempre detto che sono contento dei ragazzi che ho a disposizione, nel senso che sono quelli che mi hanno fatto fare 34 punti, sono stati tutti guadagnati con merito, mi hanno fatto secondo me fino adesso molto bene. Magari nelle ultime due partite non siamo stati brillantissimi, questo lo riconosciamo, lo diciamo, non c'è niente da nulla da nascondere. Ci stiamo lavorando per risolvere questi piccoli problemi che abbiamo avuto in queste due partite, sia sull'aspetto fisico sia quello tattico e tecnico, perciò si continua a lavorare come abbiamo fatto dall'inizio del campionato. Io sono soddisfatto, ho detto, dei giocatori che ho a disposizione. Credo molto nei giocatori che ho e lavoro con quei giocatori. E andrò avanti sempre perché sono quei giocatori che mi hanno permesso di fare 34 punti. Ci manca Machin, va bene, ma è giusto che un giocatore come Machin ha avuto l'opportunità di andare in Serie A, è giusto che Machin ci provi ad andare in questa categoria. No, 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 non diciamo cose che non sono vere. È una perdita importante perché io lo consideravo e lo considero un giocatore importante. Però abbiamo fatto gli altri acquisti, abbiamo lavorato molto bene con lui. Bisogna dire anche che insomma, l'anno scorso quando siamo arrivati qua ci ha dato una grandissima mano perché ha fatto benissimo. Quest'anno ha fatto bene. E giustamente ha avuto il premio di andare in Serie A. Sono d'accordo che secondo me la squadra che in questo momento la considero la squadra più forte per come sta giocando, per i giocatori che ha davanti, soprattutto per il numero di gol che questi due giocatori garantiscono. Oltre a questi a Brunosini, poi ne ha preso un altro. Insomma, non si è fatto mancare niente da questo punto di vista, visto che ha preso anche Martella da Crotone, che ha completato bene la rosa. È una squadra molto competitiva, ma ci siamo anche noi. Noi giochiamo in casa, vogliamo far bene, vogliamo essere aggressivi, senza timori, senza reverenze di nessuno. Giochiamo la nostra partita come abbiamo fatto sempre in tutti i campi. Alle volte ci siamo riusciti a far bene, ultimamente riconosciamo le ultime due non bene, però abbiamo portato a casa due punti in due partite, magari non positivi, e questo dà un significato lo stesso di quello che possiamo fare.